Buonasera a tutti, eccoci alla settima lezione di metafisica e volevo sapere se si sente e intanto... Intanto aspettiamo che arrivi qualcuno. Vorrei sapere se si sente, se è tutto in ordine e se c'è qualcuno che mi dice, che mi scrive se siamo in linea. Possiamo andare? Non riesco a vedere i commenti. Volevo sapere se è tutto in ordine, se si sente. E intanto aspettiamo qualcuno e ringrazio Enrico Ballantini, Anna Tamburrini Torre e siamo alla settima lezione della LUCS, l'Università della Conoscenza. E questa sera affrontiamo una tematica molto interessante. Parleremo delle leggi cosmiche e quanto possono influire sulla nostra vita. Però volevo sapere appunto se c'è l'audio. Ecco, perfetto. Allora mi dice Daniela che sente benissimo. Io adesso mi metto gli occhiali così ci vedo pure meglio. Perfetto. Allora possiamo anche iniziare questa nostra lezione. E come dicevo, siamo alla settima lezione e quindi all'ultima per questo anno accademico, e che spero sia stato anche di vostro gradimento, perché questa materia, diciamo, una materia un po' è difficile da comprendere, non è molto semplice perché la metafisica è qualcosa che ci riconduce, come dicevo anche in altre lezioni, a qualcosa che esiste ma che i nostri occhi umani non riescono a vedere. Pertanto, diciamo che la comprensione diventa un pochino più difficile, ecco. Allora, questa sera affrontiamo la tematica delle leggi cosmiche e la scoperta del nostro potere e del potere della scelta. Ossia, conoscendo queste leggi, noi riusciremo, adesso aggiusto un attimo la telecamera, scusate, questi sono un po' accorgimenti che via via che facciamo le nostre lezioni. Dobbiamo correggere, almeno io. Ecco, allora, come dicevo, la conoscenza di queste leggi cosmiche ci fa scoprire anche il nostro potere e quello che attraverso questa consapevolezza nuova possiamo aggiungere a quello che è il nostro sentire, perché è di questo che parleremo. Allora, che cosa sono le leggi spirituali, universali o cosmiche? In realtà le leggi cosmiche e le leggi spirituali sono la stessa cosa e sono anche le leggi universali perché sono i cardini sui quali poggiano gli universi, non soltanto quello che noi conosciamo, ma tutti gli universi. Spesso noi ignoriamo che esistono queste leggi. E quindi viviamo la nostra vita pensando di scegliere come viverla. In realtà, senza la conoscenza necessaria, compiamo delle azioni che molto spesso sono ripetute, pensando di modificare il risultato. E quindi agendo anche in modo meccanico, rispondendo a degli impulsi. Questa conoscenza comporta delle regole che non sono scritte, ma che esistono a livello energetico. Le prime idee su queste leggi cosmiche, leggi universali, nascono migliaia di anni fa da una corrente fondata da Ermete Trismegisto, che è la corrente filosofica dell'ermetismo.
Letteralmente Ermete significa tre volte grandissimo. E questa leggenda vuole che tali leggi siano state appunto definite su una lastra di smeraldo con una punta di diamante. Quindi la lastra di smeraldo o smeraldina contiene queste sette leggi universali che possiamo anche definire come i sette principi ermetici. Ma qual è la principale rivelazione di queste leggi universali? Di che cosa ci parlano? E quanto sono potenti queste leggi universali? Quanto può modificarsi la nostra vita attraverso questa conoscenza? E proprio per questo motivo sono definite leggi universali, perché regolano tutto. Quindi comprenderle, anche se solo in parte, vi permetterà di avvicinarvi alla vostra parte interiore, quella più profonda, quella che ha, appunto la divinità, che contiene la divinità. Come per la legge di gravità, per esempio, no? Che è una legge fisica, però è anche una legge universale. Quindi sono sempre delle leggi valide, sono perfette, sono imparziali. E quindi la stessa cosa vale per questi sette cardini che appunto rappresentano i sette principi. Quindi, tanto per riorganizzare le idee, non si può sfuggire alla loro potenza. Tant'è vero che gli studiosi dell'ermetismo seguono ancora oggi gli insegnamenti di Ermete Trismegisto, associandolo sia al dio egizio, quello della conoscenza, che si chiamava Thoth, che al dio greco messaggero Hermes. Facciamo un po' di ripasso, no? Quindi, come può la nostra crescita interiore amplificarsi attraverso la conoscenza di principi ermetici? Ermetici sono definiti tutti quei principi chiusi, impenetrabili, difficili da comprendere, ma applicandoci noi li possiamo comprendere perché è arrivato il momento della comprensione. Noi possiamo tranquillamente affrontare queste tematiche, questi argomenti, riuscendo anche ad afferrare il nesso principale di questi concetti. Quindi iniziamo con la prima legge, che viene definita la legge dello spirito. Ed è un principio del mentalismo, ossia tutto è spirito, la fonte della vita è infinito spirito creatore, l'universo è mentale e lo spirito regna sulla materia. Questo che cosa significa? Che la materia è spirito e lo spirito è materia, perché tutto è energia, sia lo spirito che la materia, ma con frequenze diverse, su basi diverse di percezione energetica. Quindi, intanto vi dico quali sono queste leggi e poi affronteremo, diciamo, più in profondità la spiegazione. Quindi, la prima è la legge dello spirito, che è un principio mentalista che unifica lo spirito alla materia. La seconda legge è la legge della corrispondenza oppure dell'analogia, appunto di quella famosa frase di Ermete Trismegisto che diceva: com'è al di sopra, così è al di sotto, e come è sotto, così è sopra. Quindi questa è la legge della corrispondenza. Poi c'è la legge della vibrazione, la terza legge, che è la legge della risonanza, ma che è conosciuta, diciamo, un po' da tutti come legge di attrazione.
che viene semplificata attraverso tutta una letteratura abbastanza, diciamo, un po' new age, ecco, diciamo così, no? Senza pregiudizio comunque naturalmente. Questa è invece in realtà si chiama e viene definita la legge della vibrazione o della risonanza, perché tutto si muove e tutto vibra e niente è inquiete. Quindi due cose simili si attirano e si amplificano. E due cose differenti invece si respingono. Questo in termini un po' semplicistici, ma che poi affronteremo in profondità. L'altra legge è la legge della polarità, oppure la legge degli estremi, dove tutto è duale, noi, la nostra mente è duale, tutto è polare e per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti. Quindi, come simile e dissimile sono uguali, gli opposti sono identici per natura e differiscono solo di grado. Poi dopo spiegheremo meglio quello che sto dicendo. Così gli estremi si toccano e tutte le verità non sono che mezze verità e ogni paradosso può essere conciliato. Adesso può sembrare qualcosa di un po' lontano dalla nostra mente, ma man mano che affronteremo questa lezione, spiegheremo sempre meglio e voi capirete sempre meglio di che cosa sto parlando. Un'altra legge è la legge del ritmo, o la legge anche definita dell'oscillazione. Ossia, ogni cosa fluisce e rifluisce e ogni cosa ha fasi diverse. Tutto si alza e cade e ogni cosa è manifesta nel principio del pendolo. Quindi l'oscillazione di destra è pari a quella di sinistra e tutto si compensa con il ritmo. Un'altra legge, che è una legge quella tra le più conosciute e sicuramente da tutti, è la legge di causa e di effetto, oppure anche detta la legge del karma, dove ogni causa ha un effetto e ogni effetto ha una sua causa e ogni azione genera un'energia stabilita che con la stessa intensità ritorna al punto d'origine e quindi ritorna a chi l'ha prodotta. Infine c'è la legge del genere, che è anche detta la legge dell'equilibrio, perché il genere si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani. Ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile. Quindi noi all'interno di noi, come lo yin, lo yang, il bello, il brutto, ha questo principio ed è la legge del genere. A questo punto iniziamo con la prima legge dello spirito, a spiegare che cosa significa e quello che può produrre la conoscenza di questa legge nella nostra vita. E quindi come può influenzare la nostra scelta, le scelte che facciamo quotidianamente. Allora, noi sappiamo che tutto è mente, l'universo è mentale. Quindi la legge dello spirito è un principio del mentalismo e ci indica di come, proprio di come ogni cosa sia fatta la materia. Quindi la materia, l'energia e la vita che esistono, sono una creazione della mente universale, ossia di uno spirito inconoscibile e indefinibile, vivente e infinito, la cui esistenza si manifesta proprio nella nostra attività mentale creatrice. Perché noi ogni momento creiamo qualcosa di nuovo, oppure possiamo reiterare qualcosa di vecchio. Quindi tutto è spirito,
la fonte della vita è infinito spirito creatore, l'universo è mentale e lo spirito regna sulla materia. Tutto quello che ci circonda è soggetto alla legge della creazione mentale. Infatti, le leggi universali si applicano a qualsiasi cosa, sia al macrocosmo, quindi al grande, che al microcosmo, che al piccolo. E in questa prima legge, in questo principio universale, è evidente quanto sia immenso il potere della mente, che è l'agente principale creatore di ogni cosa e di ogni situazione. Quindi che cosa succede? Succede che tutto il potere è interiore. Quindi che cosa significa comprendere questa legge universale dello spirito? Che tutto il potere interiore è dunque sotto il nostro controllo e riuscire a comprenderla, significa avere anche la capacità di... Scusate, nel frattempo mi arrivano richieste di amicizia. Riuscire a comprendere appunto questa legge universale significa anche avere la capacità di poterne usufruire a proprio vantaggio, quindi difendendoci anche dal pericolo di un uso che può essere sconsiderato o casuale. Quindi comprendere significa anche offrire a noi stessi e a coloro che si avventurano sulla strada del sapere. Ci si può anche avventurare nella strada del sapere per entrare nel nostro tempio di conoscenza, di questa conoscenza mentale, con una consapevolezza maggiore. Quindi nella legge dello spirito risiedono i segreti che ri sono rivelati dalla natura, come la forza, l'energia, la materia e la relazione che esistono anche tra di loro. Quindi noi sappiamo che tutto dipende da questo nostro potere mentale, che i nostri pensieri determinano la nostra realtà e che la nostra esperienza determina la nostra realtà. Quindi i pensieri diventano delle cose materiali e fanno parte proprio di questa legge universale. Quindi conoscendola, questa legge, potremo costruire un pensiero più positivo e quindi anche materializzare delle cose positive. Anche se ultimamente è mutato l'assetto cosmico-temporale, possiamo vedere che tutto quello che noi pensiamo accade anche quasi contemporaneamente in un tempo reale, perché risulta tutto più veloce. Quindi possiamo fare anche in tempo a modificare quelli che possono essere i nostri pensieri, no? Quindi possiamo poi anche affrontare la seconda legge, che è la legge della corrispondenza. E questa sera purtroppo la connessione va e viene e quindi ci dobbiamo in qualche modo accontentare, ecco. La legge della corrispondenza che ha questo significato, com'è al di sopra, così è al di sotto. E quindi com'è sotto, così è sopra. Questa è la legge proprio dell'analogia, che tra le leggi che regolano questi diversi livelli di esistenza, ci fa comprendere che queste leggi sono anche interdipendenti. Quindi tra le leggi e i fenomeni dei diversi piani di vita c'è sempre una corrispondenza. Quindi questa legge ci fornisce anche una chiave per decifrare delle cose che comunque possono anche sembrare dei paradossi in qualche modo, no? Infatti, conoscendo i meccanismi di questi sistemi, possiamo anche intravedere i nostri piani di esistenza, oppure i livelli di coscienza, che sono i livelli di coscienza attribuiti all'ordine materiale, a quello mentale e a quello spirituale, che ci aiuta ad abbattere quei muri del mistero. Infatti, secondo gli ermetisti, la legge della corrispondenza costituiva proprio uno dei mezzi mentali più efficaci per l'eliminazione degli ostacoli che impediscono al nostro sguardo e ai nostri pensieri di abbattere
abbattere quei muri che ci impediscono proprio di vedere con i nostri occhi umani. Vi faccio un esempio, tanto per farvi comprendere meglio, no? La conoscenza di alcuni principi geometrici ci può permettere di misurare anche da enormi distanze, per esempio le dimensioni e i movimenti dei pianeti e dei corpi celesti. Io mi rendo conto che questa sera è un po' difficile questa lezione, perché non è contemplazione, è anche ragionamento, quindi. Questo però che cosa significa? Che la mente è tutto e quello che noi pensiamo diventiamo. Quindi se siamo felici, il nostro specchio rifletterà una persona felice. Se siamo arrabbiati, lo specchio rifletterà una persona rabbiosa. E quello che vediamo nel mondo intorno a noi è un riflesso di ciò che siamo, di tutto ciò che siamo e quindi quello che pensiamo in realtà noi creiamo e diventiamo. Infatti così è. La terza legge, che non è proprio questo l'ordine, comunque, Ermete Trismegisto la metteva al terzo posto e quindi noi ci atteniamo, diciamo, a questo tipo di conoscenza. È la legge della vibrazione, che è anche conosciuta come la legge della risonanza, la legge dell'attrazione, che sostiene che tutto si muove e tutto vibra. Quindi il principio della vibrazione trova oggi anche delle conferme nella scienza, almeno per quanto riguarda la materia. Ma diciamo, questa conoscenza attuale della quale scienza sta prendendo atto, in realtà è qualcosa di conosciuto già da migliaia di anni e quindi soltanto oggi sappiamo che gli oggetti apparentemente solidi sono in realtà composti da atomi legati tra di loro e quindi sono particelle che vibrano costantemente, così come il nostro corpo. Ecco perché il nostro corpo e l'universo è la stessa cosa, perché vibrano sulle stesse corde. Ed è questa anche una frequenza vibratoria che può essere inversamente proporzionale alla densità della materia che la compone. Quindi più è alta la vibrazione e maggiore sarà la posizione sulla scala della spiritualità. Quindi più noi vibriamo alto e più entriamo nella nostra interiorità. È anche detta lo scettro della potenza, perché è proprio attraverso questa legge e attraverso questi tre piani di esistenza, quella spirituale, mentale e fisica, che ogni piano vibra e vibra però a velocità diverse. Quindi il piano spirituale vibra a una velocità superiore a quella mentale, mentre il piano fisico è il piano che vibra più lentamente perché la materia è più densa, no? Quindi l'unica differenza che esiste tra questi piani della realtà in cui viviamo è proprio questa. Oh, poi io non è che voglio parlare fino all'esasperazione, perché voglio anche che voi mi facciate delle domande e mi diciate. Qui io intanto armeggio con il computer, che questa sera purtroppo va e viene la connessione. Quindi, come dicevo, no? Che la legge della vibrazione è anche la legge dell'attrazione, quindi noi più vibriamo alto, più riusciamo ad attrarre qualcosa che vibra sulla nostra stessa corda, ecco. Quindi significa che gli esseri umani attirano a sé persone ed eventi per un determinato motivo, quindi sulla base dell'energia, della vibrazione che emaniamo. Quindi due cose simili si attirano e si amplificano.
Quindi anche vibrazioni di una certa frequenza attirano vibrazioni con la medesima frequenza. Un pensiero positivo sicuramente risuona con un'azione positiva. La quarta legge è la legge della polarità, ossia tutto è duale. Tutto è polare e per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti. Come simile e dissimile sono uguali, gli opposti sono identici per natura e differiscono solo di grado, così gli estremi si toccano. Quindi questo è un assioma molto antico, è un assioma ermetico che ci fornisce la spiegazione per tutti quei paradossi che per tanto tempo hanno tenuto l'uomo dubbioso e che possono essere spiegati come il buio e la luce, oppure che gli opposti sono identici differendo solo di grado, oppure possiamo vedere come lo yin e lo yang, quindi questa polarità. Quindi gli opposti non sono altro che i due estremi della stessa cosa, ma con diverse variazioni di grado. E quindi, così come ci può essere il caldo e il freddo, differiscono tra di loro solo per le diverse gradazioni. Ecco, in realtà è questo, ma in realtà sono identici. Quindi il caldo e il freddo sono identici, ma differiscono attraverso la gradazione. Se guardiamo per esempio un termometro, sapremmo identificare dove termina il freddo e dove comincia il caldo. Poi non parliamo di caldo in questo momento perché lo sappiamo, no? Allora, facciamo un esempio anche pratico. Il caldo finisce nel momento in cui noi accendiamo l'aria condizionata e attraverso questa differenza di gradazione arriva il freddo, ma in realtà sono la stessa cosa. Lo so che è un concetto un po' strano e un po' difficile da comprendere, però questo è il principio della polarità. Ora noi possiamo comunque ricorrere alla nostra volontà anche per comprendere quello che appunto possono essere queste leggi universali. Io questa sera vi sto dando soltanto il là per poter approfondire voi poi in modo anche individuale quello che in realtà nascondono, ma che in realtà non nascondono. È soltanto il principio complesso delle parole che non ci fa appunto arrivare al nesso. Io sto cercando di semplificare il più possibile quelle che sono queste leggi, anche se sono un po' difficili da comprendere. Per esempio, vi faccio un esempio. Imparare a perdonare ci porterebbe a non farci condizionare più dall'ambiente. Ecco, dice che cosa c'entra il perdono con queste leggi? Allora, c'entra perché queste leggi, nel momento in cui noi perdono, che significa un dono che facciamo a noi stessi, entriamo in risonanza con la legge spirituale e con la legge della vibrazione, riusciamo a condizionare l'ambiente che ci circonda. E quindi sfrutteremo al meglio tutte le leggi universali, plasmando la realtà che desideriamo senza diventarne succubi. Questo è. La quinta legge è la legge del ritmo, ossia ogni cosa fluisce e rifluisce, e ogni cosa ha fasi diverse, tutto si alza e cade.
In questa legge del ritmo risiede proprio la chiave per comprendere che in ogni cosa c'è un movimento, che tutto è dinamismo, è tutto un moto perpetuo, è una simmetria eterna tra due poli. E quindi ad ogni azione segue sempre una reazione. Quindi nel momento in cui noi compiamo un'azione, avremo una reazione dal nostro ambiente. Così come per ogni innalzamento seguirà un abbassamento. Questi sono principi che si applicano a qualsiasi cosa, sono principi che regolano, sono principi regolatori. Quindi mantenere la legge del ritmo può essere, può agevolare notevolmente la vita. Quindi la vita ti dice non ti fermare mai, anche quando tu pensi di essere fermo, in realtà tu segui sempre questa legge del ritmo, perché continui a muoverti e quindi ad agire. E se hai dei problemi o sei in una situazione di difficoltà, è importante accettare per poterla cambiare. Quindi significa che anche nell'accettazione noi utilizziamo questa legge del moto, questa legge del ritmo. La sesta legge è la legge di causa ed effetto, questa la conosciamo tutti, sappiamo perfettamente che ad ogni azione, ad ogni pensiero corrisponde poi un effetto. Quindi la legge di causa e di effetto è esplicativa perché si basa proprio sul principio per il quale ad ogni causa corrisponde un effetto e quindi diventa lo stesso principio della fisica, dove appunto non esiste il concetto di casualità e ogni cosa segue una precisa legge. Quindi il caso è qualcosa di attribuito a una legge che non è riconosciuta, mentre invece è riconosciuta perché noi possiamo vedere perfettamente che ad ogni nostro pensiero costruiamo una realtà e in base a queste realtà, a questa realtà che noi costruiamo, si svolge poi la nostra vita. Quindi questa è la legge di causa effetto. L'ultima legge, la settima legge, è la legge del genere e si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani. E questo per dire che il nostro cervello è formato da due emisferi uguali, ma che svolgono delle funzioni completamente diverse. Quello destro viene generalmente associato a questa parte maschile, perché rappresenta la logica, non la razionalità, mentre quello sinistro viene definito femminile perché tratta la creatività, ossia l'intuizione. E questa è la legge del genere, che evidenzia proprio come questa dualità valga tanto per il piano fisico quanto per quello mentale o spirituale, tant'è vero che le fa cooperare tutte, le mette in equilibrio. Allora, a questo punto io vorrei da voi un po' di partecipazione e vorrei che voi mi poneste delle domande, almeno coloro che sono riusciti a rimanere dopo l'interruzione che c'è stata. Quindi se c'è qualcuno che vuole pormi delle domande, io sono qui perché non vorrei continuare a parlare Perché purtroppo c'erano tante persone che dopo l'interruzione mi ritrovo tanti messaggi, però i commenti poi non li vedo. Vedo che ci sono tanti messaggi precedenti,
ma non riesco a vedere poi i commenti, quindi non vorrei che questa interruzione ci abbia fatto perdere un po' il filo della lezione di questa sera, che già è abbastanza impegnativa. Allora, continuo a dirvi io delle cose, quindi per ritornare sul concetto di leggi universali e ritornando sulla legge del genere, io vi posso aggiungere che questo principio diventa evidente soprattutto nella sessualità. Mentre per i piani superiori, anche se per la sessualità del genere maschile e femminile, mentre per i piani superiori, diciamo, per i livelli superiori, assume altre forme. Quindi la nascita di una nuova vita necessita dell'unione di un uomo e di una donna tramite l'atto sessuale, ma lo stesso discorso può valere per qualsiasi altro tipo di creazione, da quella mentale a quella spirituale a quella artistica. Ecco, è questo il genere. Quando noi uniamo la creazione, c'è sempre l'unione di una componente maschile con una femminile. Nella creazione ci sono sempre queste due componenti principali. Quindi è un principio che può essere applicato a tutto, perché è racchiusa la chiave per svelare i grandi misteri della vita. Purtroppo però nel corso dei tempi questa legge del genere è stata sottoposta a delle distorsioni che portavano anche alla degenerazione dello spirito, usandolo come strumento per altri scopi, insomma, ecco. Però possiamo riassumere in tre semplici movimenti questa legge. Quindi l'energia femminile, che è creatrice di un'idea, di un'intuizione, permette di generare e fissare gli obiettivi, quindi il sentimento. L'energia maschile, che si adopera per manifestare fisicamente quello che era solo un'idea e quindi un'azione. Quindi in questa legge del genere e della creazione, questa energia femminile cercherà di attrarre l'esperienza richiesta. Questo è, quindi accettare che arrivi con il tempo giusto quello che noi magari richiediamo, quello che noi vogliamo creare. Cioè, per mettere al mondo un essere umano ci vogliono 9 mesi. Però la stessa cosa può accadere per qualsiasi altra creazione. Anzi, possiamo anche metterci molto più tempo. E nel momento in cui noi partoriamo un'idea, dal momento in cui partoriamo quest'idea al momento in cui si sviluppa nella materia, c'è un processo di creazione invisibile che si manifesta poi definitivamente nella materia. Mi sono spiegata? C'è qualche domanda? Se qualcuno vuole farmi delle domande, io sono qui, eh. Anche perché purtroppo la connessione questa sera è andata e venuta e il discorso si è inframmezzato da altre cose. Allora, volevo aggiungere,
questa nostra ultima lezione di metafisica per questa stagione sarà anche l'ultimo argomento che io affronterò, perché con la prossima stagione, l'anno accademico, con il prossimo anno accademico, affronterò un altro argomento che è la storia delle religioni, dei movimenti religiosi e settari, dei gruppi spirituali e dei movimenti laici che da millenni si muovono sul nostro pianeta. Quindi sarà un argomento che attirerà molte persone perché parleremo di sette, parleremo di gruppi, di come si formano, di storia delle religioni, del perché si formano le religioni e di che cosa e quando la religione e la spiritualità ha iniziato ad influenzare in modo estremamente negativo gli esseri umani. Quindi sarà un argomento diverso da quello che stiamo affrontando adesso e forse anche un po' di più alla portata della nostra della comprensione, insomma, perché la difficoltà non è soltanto nello spiegare la metafisica e diciamo che la spiegazione di queste leggi cosmiche è la parte più difficile, la parte più significativa, ma nello stesso tempo anche la più difficoltosa da spiegare, perché fa parte di concetti che assimilati vanno assimilati lentamente, ecco, non sono concetti che noi possiamo spiegare in un'ora di lezione, perché un'ora di lezione non basta, non ci può essere il tempo necessario. Per esempio, vi faccio un esempio, no? Madre Teresa di Calcutta, lei sosteneva: non andrò mai a una manifestazione contro la guerra, ma se organizzate una manifestazione per esaltare la pace, io ci sarò. Allora, che cosa significa? Può sembrare la stessa cosa, no? In realtà, le leggi universali non conoscono la negazione. Quindi non andrò mai a una manifestazione contro la guerra, significa esattamente l'opposto, secondo la legge di polarità. Ma se organizzate una manifestazione per esaltare la pace, io ci sarò. Quindi cosa significa? Che se noi iniziamo a parlare sulla base delle leggi che conosciamo, le leggi spirituali, utilizzando questo tipo di conoscenza, riusciremo anche a modificare noi stessi e anche l'ambiente che ci circonda. Sono spiegata? Stasera non ci sono domande. Avete capito tutto, quindi vi sono spiegata. Benissimo. Allora, a questo punto, visto che non ci sono domande e io ho in qualche modo esaurito questi sette principi universali, di cui vi rifaccio una leggera carrellata in modo tale che voi possiate ricordarli, che sono la legge dello spirito, quindi il principio del mentalismo, tutto è spirito e la fonte della vita è infinito spirito creatore, la legge della corrispondenza o dell'analogia, che è come è al di sopra, così è al di sotto, la legge della vibrazione,
che è anche definita la legge dell'attrazione o della risonanza, la legge della polarità e degli estremi, che definisce che tutto è duale e tutto è polare, e per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti. Poi c'è la legge del ritmo, quindi tutto è ritmo, perché ogni cosa fluisce e rifluisce, significa che tutto è sempre in dinamismo. È sempre in movimento, tutto è oscillazione, tutto è dinamico, perché la vita è dinamica. La legge di causa effetto, oppure la legge anche definita la legge del karma, che ogni causa ha un suo effetto e ogni effetto ha una sua causa. Quindi attenzione a tutti i nostri pensieri e alle azioni che facciamo. E infine c'è la legge del genere, che è la legge dell'equilibrio, basata sul genere, sul yin e lo yang. Quindi il genere si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani, e ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile. Questa è la legge del genere. Quindi, detto questo, io spero di essere stata esaustiva e di avervi in qualche modo aperto un po' la strada per questo tipo di conoscenza, e spero che qualcosa l'abbiate afferrato, e dal momento che non vedo commenti a questo punto, io penso che ci possiamo salutare e ci vediamo direttamente ad ottobre con una nuova disciplina, che è la storia delle religioni, della spiritualità, dei movimenti e delle sette, i movimenti laici, e vi auguro una buona estate. Buonasera a tutti e a presto.